Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi giro l'update della mia makeup collection, che è quella che poi vedete ogni volta dietro ai video. L'ultima l'ho fatta appena avevo ristrutturato, mi sono posto la stanza, quindi è passato un po', ho cambiato delle cosine e mi faceva piacere riprendere questi cambiamenti tipo step by step, quindi spero apprezzerete e che vi possa dare qualche idea, non lo so. A me piace sempre tantissimo guardare questo tipo di video dai canali che seguo. Solita premessa per questo tipo di video: logicamente lo sapete che la maggior parte dei prodotti che vedrete mi sono stati inviati perché questo è quello che faccio, o comunque li ho comprati io perché ci lavoro, mi servono. Si vive anche senza avere tutta questa miriade di roba, anche perché la maggior parte la regalo. Ogni tipo 2-3 mesi faccio un bustone di roba e poi lo spartisco un po' alle mie amiche, un po' ai parenti, eccetera eccetera. Quindi vi dico, non c'è bisogno di avere tutta questa roba, la mia è una vera e propria collezione. That's it, spero capirete, non ci siano le solite polemiche. Io vi lascio il video, spero tanto vi piaccia e ci rivediamo alla fine per i salutini finali. Allora, eccoci qua, questa è la mia makeup collection composta da due cassettiere Alex, praticamente quelle che hanno tutti, anche se io ho un grosso disagio con l'interno dei cassetti, ma dettagli. Questo è il ripiano superiore pieno di roba e qui sopra ho una mensolina sempre di Ikea, di quelle per i quadri. Vi metto sotto nell'info box sia il link della mensola, sia delle cassettiere, che questi qui sono di Muji, sia di queste qua Alex. Quindi sopra questa mensola ho messo i pennellini. Qui c'è un quadretto che ho preso da Maison du Monde con lo skyline di New York tutto brillantinato, e qui c'è una delle cose su cui vado più fiera, cioè la mia targhetta YouTube dei 100.000 iscritti, che ormai abbiamo raddoppiato, ma è sempre un grosso traguardo. Allora, partiamo dai pennelli. Qua diciamo sono misti, ma maggior parte per il viso. I contenitori anche sono questo di Ikea, questo dei cinesi, idem questo. Qui ci sono quelli per il viso, che sono tantissimi, occhi, viso piccoli, e in questo qua rosa ci metto quelli sporchi da lavare. Ed ora passiamo a queste due. Allora, lì c'è una scritta Glam che ho preso da Primark un sacco di tempo fa. Questo è un contenitore rosa di Tiger, dove di solito ci metto tipo le mollettine, le cosette così. Adesso c'è una crema corpo. Questi due sono sempre di Primark, sono due portagioie. Questo è fatto a forma di coda e questo ha la coda proprio sporgente. Sono bellissimi, solo che non ho il coraggio di metterci qualcosa, quindi stanno lì così. Qui di fianco ho setting spray. Questi due sono di MAC, quello di Mesauda, perché non so dove metterli. Perfetto, quindi abbiamo detto queste cassettine sono di Muji, le avevo comprate con i saldi l'anno scorso probabile, e ho diviso un po' delle mie tinte labbra, anche se non c'entrano più. Qui ho miste, queste sono di Mulac, Huda, Jeffrey, Nabla. Sotto abbiamo tutto Mulac, queste hanno tutte la versione base del pack, tra cui queste quattro che sono della nuova collection. Qui sotto abbiamo tutti i rossetti MAC, ne mancano alcuni che sono nel kit dell'accademia, ma sono tantissimi. Qui sotto invece ho tutti i rossettini di Mulac, qui sempre misto tra Colourpop, le tinte labbra di Mesauda, gli Ever di We Makeup. Poi spostandoci in quest'altra parte abbiamo qui sopra delle cose per la skincare, crema eterea di Neve, questa qui è per pelle grassa. Poi abbiamo questa di Clinique, che è la Pep Start, sempre di Clinique questa che è super idratante, un burro cacao, deodorante, anche lì due setting spray, uno di MAC, uno di Glam Glow che è il mio preferito, e lì ci sono delle cremettine dei sieri di Mesauda della linea per la skincare. Poi altro cassettino, qui abbiamo i kit di Kylie che non riesco a togliere dalla scatola, quindi rimarranno così. Qui abbiamo tutti i prodottini NYX Professional Makeup, qui ci sono i Cosmic Metals, delle lingerie di varie formulazioni diverse, e qui ci sono due slip tease. Gli altri continuano qua sotto perché non mi entravano più, sempre misti di NYX, i suede, altri slip tease che mi stanno piacendo tantissimo. Qui sotto tutto Nabla di varie collezioni, quella natalizia, i primi usciti, sono bellissimi e tantissimi. Qui sotto ho tutti quelli di We Makeup. Terminato il ripiano superiore, adesso iniziamo con i cassettini veri e propri. Parto da questo lato: rispetto all'ultimo video della makeup collection è leggermente cambiata, ma sicuramente cambierà e cambierà ancora tante volte, perché io non sono mai soddisfatta. Ve l'ho detto, ho un problema con questi cassetti perché i contenitori, questi qua trasparenti che sono sempre
sempre di IKEA, del reparto tipo posate, non coprono tutta la superficie del cassetto, rimane sempre questo pezzetto dove devo buttare un po' le cose. Comunque, primo cassettino abbiamo i fondotinta. Io provo a tenerlo ordinato questo, ma non ci riesco mai. Qui di lato abbiamo quelli che utilizzo un po' di meno e soprattutto che hanno delle tonalità, come vedete, leggermente scurette, ma che comunque sono stati aperti, quindi li tengo qua se magari devo truccare qualcuno. Ci sono sia i Fit Me di Maybelline, sia i Creamy Comfort di Neve. Lì dietro, vedete, ho tutte le beauty blender, le spugnette. Questo è il reparto fondi che utilizzo di meno o che comunque sto testando ultimamente. Questi invece sono quelli che utilizzo maggiormente, di cui mi fido e quindi vado proprio certa ogni volta che devo utilizzarli. Ci sono, vabbè, i miei preferiti, che sono questi qui di Fenty, Clinique, NARS, questi anche altri miei preferiti, NYX, Total Control. Qui davanti ho quelli nuovi in stick e questo qui ad esempio che è compatto, che ha un colore leggermente scuro. Poi ci sono questi nuovi di Benefit che voglio portarli in vacanza per provarli. Ho ottenuto la 1 e la 2. Secondo cassettino abbiamo i correttori. Io ho un leggero problema con i correttori, quindi ne ho un po'. Qui di fianco c'è la palettina di L'Oreal. Qui davanti abbiamo quelli della mia colorazione, o comunque più o meno, quindi li utilizzo praticamente tutti a giro. I miei preferiti ultimamente sono questi di Nabla. Mi sto trovando divinamente. Altro preferito, Born This Way di Too Faced, sempre che mi piace tantissimo il cancella età di Maybelline. Poi ne ho misti, qui abbiamo Kat Von D, Sephora, Clinique e tanta roba. Qui ci sono i correttori con i colori un po' particolari, quindi quelli correttivi, diciamo così, aranciati, verdi, tra cui ci sono questi di Benefit, Maybelline, L'Oreal, Kiko, Beauty's Life. Questa parte invece sono sempre correttivi, ma per il contouring, anche se questo giallo in realtà va di qua. Quindi vedete, abbiamo tutte le tonalità per fare lo sculpting, sia chiaro sia scuro. Adoro gli stick. Là dietro c'è un'altra palettina di Kiko per i correttori. Qui abbiamo uno dei miei cassettini preferiti, perché ci sono tutti i primer. Io sono estremamente fissata con il preparare la pelle prima del make-up, quindi qua c'è un po' la chiave di tutto. Qui di fianco ci sono vari setting spray, qui c'è un brush cleanser di Primark che avevo comprato per provarlo, qui c'è la nebbia fissante, questo che mi piace tantissimo di Urban. Poi qui ho cercato di dividere un po' i primer, questi sono quelli occhi, base cremosa di Nabla, Smashbox, questo mi piace tantissimo, il 24 Hours, Urban Decay, Neve, NYX, Essence. Qui invece ci sono quelli per labbra, anche qui Neve, qui c'è Puro Bio, che in realtà è base occhi, non so perché stia qua, Elf, qui abbiamo la collezione di Bershka, e qui ci sono i primer viso. Qui ci sono quelli che uso sempre, vado sul sicuro e ciao. Abbiamo quelli di Benefit, che strano ma vero mi piacciono tutti, dal primo all'ultimo. Qui c'è Too Faced, questo di Glossip che uso tantissimo l'estate, eccolo qui. Qui c'è anche l'olietto, il Dumix di Mulac. Mentre qui abbiamo tutti quelli nuovi, o che devono essere aperti, oppure che sto testando. Tra cui questi nuovi che mi sono arrivati da Clarence. I miei preferiti mattificanti, che sono questi di Urban, colorati di NYX. E anche questo è andato. Adesso mi metto seduta e vi faccio vedere quest'altro cassetto. Qui abbiamo il reparto bronzer, terre, blush. Questa fila avanti sono tutti blush. Non ho proprio un amore per questo tipo di prodotto. Infatti non hanno un cassetto a parte bronzer, un cassetto a parte blush, e ho messo tutto insieme. Tra i miei blush preferiti abbiamo questo di MAC, che è Blush Baby. Questo assolutamente è il mio preferito di sempre. Il NARS Orgasm, che è stra mega iper famoso. Mi piacciono tanto anche questi singoli di Mulac, altri di Mulac. E qui abbiamo anche questo bellissimo, il California di Benefit. Qui di fianco ho una palettina di L'Oreal, sempre di blush. Questo che è un cofanetto di Urban, che contiene sia prodotti in polvere, prodotti in crema. Non sapevo come classificarla, quindi l'ho messa qui. Di fianco abbiamo tutte, o comunque la maggior parte, delle mie ciprie in polvere libera. Alcune nuove, altre aperte. Qui abbiamo quella di Marc Jacobs, Mulac, Beck,
secca, quell'effetto fresco è troppo figa. Too Faced, lì dietro non le leggo più e ce n'è anche un'altra di Makeup Forever. Qui abbiamo il cassettino dei bronzer, qui ci sono quelli che preferisco tra virgolette. Quindi ci sono questi di Too Faced. Il mio preferito in assoluto è questo qui, che è la Milk Chocolate Soleil Light. Infatti per quanto l'ho usata c'è quasi il buchetto, ma ancora non è arrivata la cialda. Poi qui abbiamo due Kula, questa è la Light, questa è quella classica di Benefit. Too Faced, Mulac, altro Benefit. Questo è un prodottino nuovo che voglio provare. Qui abbiamo le ciprie compatte, mia preferita di sempre la Stay Matte di Rimmel. Poi qui ne abbiamo una di Elf, di tipo un botto di tempo fa. Questa la metto a volte nelle borsette. Queste qui, la Flat Perfection di Neve, che mi piace tanto. Qui abbiamo Kiko. Lì dietro ci sono i Kabuki Brush, che tengo lì perché sennò si impolverano. Altro cassettino. Qui abbiamo gli illuminanti ed è ricco, pieno, colmo. Non so più dove metterli e soprattutto è un po' incasinato. Qui di fianco ci sono alcune palettine, tra cui la Born to Glow di NYX, Hyper Real Gold di MAC, lì c'è la Strobe and Genius sempre di NYX e queste due della collezione Love You So Much. Poi qua diciamo che all'inizio era diviso carino, tipo qui erano quelle in polvere, qui erano quelli stick e poi alla fine caos, quindi un cassettino vale l'altro. Allora qui ho questo di Fenty Beauty, che è questo in stick. Non vado particolarmente pazza per quelli stick, mi piacciono più compatti. Comunque qui ci sono altri stick di Kiko. Qui c'è quello di Mulac, Disturbia Strobe, bellissimo. Qui abbiamo due liquidi, uno è la Way We Glow di NYX e qui c'è quello di Urban. Le gocce illuminanti di Mulac, vado pazza letteralmente. Questo è un altro liquido di NYX e qui ne abbiamo un altro, però sempre in stick. Qui invece ci sono sempre in stick quelli nuovi di Nabla, mi stanno piacendo da morire. Infatti dopo vi farò vedere la mia postazioncina alla toilette, perché lì ci tengo il make up che uso giornalmente per fare cosettine veloci. Poi sempre qui sotto abbiamo quelli di Jeffree Star, che sono tra i miei preferiti, solo che sono enormi e soprattutto c'è tantissimo prodotto. Ho questo che è quello in collaborazione con Manny Mua, questa è una roba pazzesca, ma guardate che spapagnata è. Poi ho questo che è uno dei miei preferiti perché è super 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 freddo, infatti si chiama Crystal Ball. Questo è luce pura. Il primo che ho comprato si chiama Lavender Snow, non vi fate ingannare perché in realtà è molto molto carino. Qui c'è il mio preferito di sempre, che è quello di Becca, si chiama Moonstone. Praticamente ho girato mezza Londra per trovarlo, alla fine l'ho comprato, arrivo a casa rotto, l'ho dovuto ricompattare e questo è il risultato, però è sempre bellissimo, un colore molto classico. Qui ci sono quelli nuovi di Nabla che mi stanno letteralmente rapendo la vita, sono bellissimi. Questo qui di Kat Von D, che è il Thunderstruck, molto olografico. Qui ce ne sono alcuni di Mulac in crema, questi di Mesauda, Too Faced, il più famoso tanto tempo fa, il Mary Luminizer, che mi piace sempre tantissimo ma si è rotto anche quello, lo devo ricompattare. NARS, qui ci sta qualcosina di NYX, questi qua duo chromatic che sono pazzeschi. Lì dietro ce ne sono altri in gocce e liquidi. Then qui abbiamo alcune delle mie palette, poi vedrete come le ho divise anche rispetto all'altro cassetto. Prima queste le tenevo qui, ma erano messe tutte impilate e io utilizzavo sempre quelle che vedevo sopra. Invece in questo modo riesco ad utilizzare un pochino tutto meglio. Qui dietro ho messo tutte le palettine viso, quindi abbiamo questa nuova di Too Faced che ancora la devo usare, ha un odore pazzesco. Queste sono alcune cialdine di Neve Cosmetics dentro il contenitore di Nabla. Questa è la Contour Powder Anastasia Beverly Hills, lì c'è una di Morphe con tutte le cialde in crema. Qui ci sono le tre palettine correttive di Mulac, questa della collezione di Gwen Stefani, di Urban. Queste sono tutte quelle per il viso di Mulac. Gli illuminanti di Anastasia, la Glow Kit, e questa è della BH Cosmetics degli illuminanti. Poi qui abbiamo la mia palette componibile preferita, che ogni volta mi cambio e me la porto in viaggio, di Mulac. Qui abbiamo delle cosette di Nabla,
idem qui. Queste sono un po' di cialdine anche per gli occhi, un po' miste. Idem qui, ci sono un po' di ombretti di Makeup Geek. E poi qui iniziamo con le palettine di Mulac. Tutte quelle occhi. Questa e questa è quella nuova. Guardate che pazzeschità. Poi abbiamo la Different 2, che è una delle mie preferite di sempre, davvero mi piace un sacco. E la storica Different 1, che ormai non fanno più, quindi è tipo reperto storico. Qui sotto ho il mio cassetto, penso più incasinato, che non ho avuto il coraggio di smuovere minimamente, con la skincare. Come vedete sono tante cose che io a giro cerco di utilizzare, tra cui abbiamo anche un po' di ricariche, tipo dei cerottini per i punti neri, varie maschere, prodotti per la pulizia. Io sorvolerei abbastanza su questo perché è un po' incasinato, ma ci sono davvero un sacco di robe. In questo cassetto ho tutte le pochettine. Io ho una malattia per le pochettine, cioè ne ho tipo a miliardi, cioè sono tantissime. Quando uno è fissato, devo averle tipo di tutte le dimensioni, di tutte le fantasie, davvero ce ne sono troppe. Ultimo cassetto, questo è abbastanza vuoto, ci sono giusto tre cose, tra cui questa palette gigantesca di Too Faced, che hanno fatto per l'anniversario dei 20 anni, che non so dove metterla, e questo contenitore dove ci sono tutti i campioncini praticamente. E qui ci metto le cose nuove quando mi arrivano. Adesso, avendo messo la cassettiera a posto ieri, non ci sta più niente. Ora passiamo all'altra cassettiera. Qui sopra ci sono tutti i rossetti. E vi giuro, ieri mettendo a posto ne ho tolti una quantità penso assurda. Anche perché io non utilizzerò questi rossetti neanche in tutta la mia vita, quindi è giusto darli via se non si utilizzano. Ho tenuto giusto i più particolari e quelli che mi piacciono di più anche come formulazione. Qui di fianco invece ho i lip gloss. Sono diventati ultimamente una fissa, quindi ne ho un po' nuovi, tra cui questi di Fenty Beauty, questo di Becca che mi piace tanto, Too Faced, sotto ci sono quelli di NYX, di Neve Cosmetics, davvero ce ne sono un bel po'. Qui ci sono alcune tinte, tra cui queste di Sephora nuove metallizzate, che infatti sono ancora chiuse. Sotto ci sono altre cosine, Urban Decay, Shaq, chi più ne ha più ne metta. Qui ci sono due palettine di rossetti, una di We Makeup e una di MAC. Questa mi fa impazzire, la porto sempre in accademia perché ha un sacco di colorini. Qui abbiamo appunto i rossetti che vi dicevo prima. Qui davanti ci sono quelli di Urban, ce ne sono vari. Qui abbiamo L'Oreal, Kiko, questi di Mesauda, questi nuovi di NYX, Suede, che in realtà ce n'è uno qua, gli altri sono qua dietro. Qui ci sono quelli delle collezioni particolari di L'Oreal, tipo questa era della collezione di Alice in Wonderland, questa è quella delle supereroine che è uscita da poco, di cui ve ne ho parlato. Qui abbiamo quelli di Mulac, di varie collezioni. Qui ci sono le mini size di NYX, qui abbiamo Neve e qui davanti tutto quello che è Nabla. Poi qui sotto abbiamo il cassetto misto, praticamente ci sono un po' di elastici, le palettine queste dei glitter, dietro ci sono proprio i glitter veri e propri. Qui davanti abbiamo tutte ciglia finte, diciamo quelle un pochino più scrause tra virgolette, queste sono i ciuffetti. Qui davanti tutti gli accessori, quindi temperini, vari balsami labbra, colla, pinzette, piegaciglia, specchiettini, scotch, queste sono le salviettine assorbisebo, insomma tutte queste cose un po' funzionali. Qua sotto invece abbiamo reparto occhi, tenuto malissimo, ma non so davvero come metterlo. Qui davanti ci sono un po' di palettine occhi, di quelle piccole, quindi mi trovo più comoda a tenerle qui. Quella di Patrick Star estiva, che è bellissima, ragazzi, io sono innamorata di questa palette, sia per il pack sia per i colori. Qui c'è sempre una di MAC della collezione dei Panda. Qui ce ne sono un po', ci sono queste piccole di Huda, qui abbiamo NYX, Urban, e qui ci sono quelle componibili di Nabla con varie collezioni, c'è questa di Maybelline. E poi qui abbiamo vari ombrettini. Allora, qui davanti ho i pigmenti, qua quelli in crema, qui ci sono alcuni ombretti vari che sono mono praticamente. Mi stanno piacendo tantissimo questi di Pupa, non avrei mai pensato, cioè guardate la pazzeschità. Anche qui altri ombretti
tutti mono, i pigmentini di neve, e il bello è che là dietro ci sono una marea infinita di ombretti singoli, ma non vi smonto tutto altrimenti le palettine qua davanti mi cascano. Quindi passiamo a questo, che è il cassetto più vuoto ma fondamentale, perché ci sono mascara e prodotti sopracciglia. Allora, qui davanti ho i gel per sopracciglia che non sono della mia colorazione, che comunque sono nuovi, quindi li utilizzo per truccare gli altri. Qui ci sono i mascara particolari, colorati, primer o mini size. Qui ci sono i mascara aperti, sto provando nell'ultimo periodo davvero tanti tanti tanti, mentre qui dietro ci sono quelli che ho aperto ma che non mi piacciono tanto. E questo è il mio cassetto meraviglie delle sopracciglia, con tutte cose del mio colore o quasi. Quindi abbiamo gel per sopracciglia, questi di neve che mi piacciono tantissimo, che sono i gel fissanti colorati. Questo qui è il gel di Nabla, questo invece è quello di Mulac, questo nuovo che è il Super Brow di Kat Von D, tantissime matite, robine particolari, vado pazza per le cose per le sopracciglia. Qui invece abbiamo le matite e un po' di prodotti occhi. Qui di fianco ci sono un po' di ombretti in crema, quindi abbiamo questo nuovo di MAC, eccolo qui, ombretto liquido, alcuni matitoni della linea Vamp di Pupa, questo è un lingerie per gli occhi, quindi è un lid lingerie di NYX, e questi sono quelli in crema di Nabla che mi stanno piacendo da matti, infatti ne ho uno sempre lì sulla toiletta. Qui abbiamo tutte le pastello per gli occhi di neve, sono tantissime e di un sacco di colori. Qui invece abbiamo tutte le altre matitine un po' svariate, ci sono dai matitoni di NYX, queste di Pupa, Kiko, Maybelline, L'Oreal. E qui abbiamo gli eyeliner, in realtà dovrei dividerli un po' meglio perché sono misti questi tra quelli colorati, i Desert Liners di Nabla che sono tra i miei preferiti in assoluto, i Vivid Brights di NYX, questo effetto vinilico bellissimo, e ci sono anche qualcosina in penna. Altro cassettino, qui abbiamo altri prodotti labbra, tra cui le matite, queste sono sempre tutte pastello di neve. Qui ci sono alcuni kit di Nabla e altri rossetti singoli qua sotto. Qui ci sono quelli alti, tra cui qualcosina di MAC, questi di Kiko, questo di Benefit, i Melted di Too Faced, questo guardate che meraviglia, il rossetto Nico Panda. Qui davanti c'è una palette enorme di Mesauda con le cialde di rossetto, guardate che bella, non l'ho ancora mai toccata. E qui abbiamo altre matitine, qui ho la parte di tutte quelle più scure o comunque rosse, e qui quelle nude e rosate. Qui i matitoni, due baci di neve, matitoni colorati, balsami labbra, altre matite, queste sempre di Nabla, mentre qui sotto ho le confezioni per il Back to MAC. Altro cassetto, qui ci sono altre palette, queste sono tutte occhi, sono tantissime e altrettante tante, scusate il gioco di parole, le ho date via praticamente. Per finire tutti i trucchi che ho dovrei truccarmi tipo una decina di volte al giorno per tutti i giorni della mia vita. Comunque, qui ci sono due palettine vuote, lì dietro ci sono quelle grosse di Urban, qui ci sono le tre piccoline di neve, poi qui abbiamo MAC, la Electric di Urban, la Sweet Peach di Too Faced e la Chocolate, sempre di Too Faced, It Style, elegantissimi di neve. Le due palettine di Nabla, questa è una delle mie preferite ultimamente, quella di Kat Von D per i 10 anni mi pare. Questa è un'altra delle mie preferite, la Soft Glam di Anastasia. Questa sicuramente la porterò in vacanza, la Born to Run di Urban. Qui abbiamo sempre di Urban tutte le varie Naked, la 1, la 2, la 3 e la Hit. Qui ci sono un po' di quelle NYX, qui abbiamo quella Metals, le Perfect Filter, la Love You So Mochi, ne ho due. Poi ci sono due nuove di Pupa, una è con i nude e una è con i colori hot. E l'ultima è questa nuova di Sephora. Penultimo cassettino. Qui abbiamo tutto ciò che è o nuovo o non del mio colore ma che potrebbe servirmi per il mio lavoro, oppure ricarica di qualcosa che mi piace tantissimo e quindi la tengo qui. E qui nell'ultimo cassetto tengo le cose dell'accademia un po' mista, quindi salviettine umidificate, questa è la zippo per il lattice, qui c'è questa pochette con un sacco di cose, ma vi giuro tante, che però sono tutte cose base che
mi serve. Quando ad esempio ci dicono domani dovete truccare, senza che mi metto a prendere ogni singola cosa, ho questa già pronta con tutte le cosette che mi possono servire. Queste sono le palette dei camouflage di Kryolan. Questa è la A e poi ho comprato questa che è la K. Questi si usano sia come correttori sia come fondotinta. Eccoli qua, ah, vedete, anche per pelli scure. Qui ho la ricarica del Bond Off, puff di riserva, crema, alcol isopropilico. Poi abbiamo i cotton fioc, gel per capelli, becchi d'oca, spugnette, i contenitori piccolini da viaggio, and that's it, quello che contengono le mie cassettiere. Questa invece è la mia postazione, eccomi, sulla toiletta. Praticamente ho fatto questo spazio, qui ho il computer e qui ho questa mini postazione, sempre con i cassettini. Questa l'ho presa da Amazon, vi metto sempre il link se lo ritrovo, se trovo una cosa simile, che è formato da due pezzi, questo si stacca, infatti poi ci metto la reflex per registrare. E poi ho questa parte dei cassettini, quindi qui ho tutto ciò che mi serve praticamente giornalmente o che devo prendere in maniera un po' più rapida. Quindi qui sopra ho balsami labbra, prodotti sopracciglia, primer, altre cosettine, integratori eccetera. Qui c'è un pennello, qui ho i miei rossettini top che ogni tanto cambio, ma questi tre tipo ci sono sempre. Cioè abbiamo i My Birthday Suit di Mulac, Nude Sunday di Clio e Velvet Teddy di MAC. Lì dietro ci sono tre tinte di Jeffree Star, che è il mio brand preferito. Abbiamo Celebrity Skin, qui abbiamo Doll Parts e Christmas Cookie. E lì dietro i miei pennellini. Nei cassettini qui abbiamo la cipria, quella mia preferita che vi dicevo, e un correttore verde all'occorrenza, questo è di Wacom credo. Di qua le cose per le sopracciglia, questa è una matitina sottile sottile di Anastasia, il mio brow pot preferito sempre di Anastasia. Qui c'è l'eyeliner cake di NYX che si è tipo frantumato, gel per sopracciglia sempre di Anastasia, due gel colorati. Qui sotto invece abbiamo i miei correttori che vi dicevo anche prima, preferiti di Nabla nel colore Light Peach e Ivory. Questo è l'ombrettino in crema sempre di Nabla, il mio preferito. Questo si chiama Ethereal. Un eyeliner, la Hoola, un gel per sopracciglia, una cipria, un illuminante, questo è sempre color pop, matita marrone, matita color burro e matita celestina. E ultimo cassettino, qui abbiamo il Better Than Sex, il mio mascara preferito, il lucido di Fenty Beauty, illuminante in stick, questo è sempre di Nabla, si chiama Beige Mirage. Questo è la tinta peel off per le sopracciglia della Makeup Revolution che prendo da Maquillaia, correttore di MAC, questo è lo Studio Sculpt, e una palettina con qualche ombretto che avevo comprato da Mulac. Rieccoci qua, avete visto tutta la mia makeup collection. Alcuni cassetti, come vi ho detto anche nel corso del video, sono ancora da mettere a posto. Io non sono mai soddisfatta, quindi vedrò se riuscirò a trovare qualcosa che si incastri bene in questi cassettini qua. Vi ripeto, tutti i link di alcune cosette che vi ho fatto vedere ve li lascio qui sotto. Se il video vi è piaciuto, pollicino in su, iscrivetevi, mi raccomando, e noi ci vediamo al prossimo video. Buone vacanze. Ciao.